Invece andiamo a Capezzano Monte per prevenire e evitare disagi ai residenti. È intervenuta l'amministrazione su questo fronte da un paio di giorni. È al lavoro il comune per mettere in sicurezza un piccolo movimento franoso, lo vediamo in queste immagini, che da tempo è finito sotto osservazione. Le forti piogge della scorsa settimana avevano prodotto anche un piccolo smottamento lungo la strada in località Colombiera. Da qui l'intervento, la decisione di agire senza aspettare altro tempo per sistemare il versante, renderlo sicuro, evitare potenziali disagi alla viabilità e ai residenti. Interveniamo subito, ha spiegato l'assessore Francesca Bresciani, che abbiamo visto anche nelle immagini, per evitare danni peggiori domani alla viabilità e alla frazione che è collegata solo da due strade. Sono diverse le situazioni di fragilità idrogeologica che l'amministrazione sta monitorando, quello di Capezzano e il movimento dunque che viene attenzionato in questo momento. Interverremo con la somma urgenza per poi presentare un progetto di finanziamento alla Regione Toscana, ha spiegato l'assessore Bresciani. E adesso apriamo la pagina dedicata al Carnevale, ormai mancano pochissime ore.